infatti abbiamo un rossetto rosso e invece tutti questi altri qua. Eccoci qua. Allora stai lì se vuoi stare lì, che vuoi? Statele lì! Sempre a rompere! Oh, Slay, slay, every day I slay! Hello everyone! Welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video dove vi mostrerò gli swatch su pelle scura di questo nuovo lancio di Nicole P. Nicole P sta per Nicole Pallado. Chi è Nicole Pallado? Per chi non lo sapesse, è una influencer che ha lanciato il suo brand, se non erro l'anno scorso, forse 2 anni fa. Sa che non mi ricordo. I don't remember when she launched the brand. Anyways, Nicole è una ragazza che è molto molto chiacchierata, perché she's literally herself, she doesn't give a f***. E ci sono i pro e i contro ovviamente dell'esporsi in questo modo sui social media. A volte si possono dire delle castronerie. In passato è stata molto criticata per cose che ha detto o che ha fatto. Diciamo che questi sono i pro e i contro dell'esporsi nella chiave di lettura che lei ha scelto. Niente, ho preso questa box perché alcuni di voi mi hanno chiesto di testare questi rossetti liquidi, e adesso vi parlo un po' dell'acquisto, della mia experience da consumatrice. Il pacco è arrivato abbastanza subito e l'unica cosa che non ho molto apprezzato è la modalità in cui è arrivato in una busta di plastica, mentre in realtà online ho sempre visto questi pacchi di cartone molto molto belli, e quindi io mi aspettavo una cosa del genere. Invece probabilmente magari quel pacco lì è per 2-3 rossetti, non lo so, però per aver speso 100 e passa euro io mi aspettavo un pacco di carta, ecco, non qualcosa di plastica. Tant'è che qui ci sono delle ammaccature, non so se si vedono contro luce, però ecco raga, l'importante è che i rossetti siano intatti. Ok, andiamo a aprire il pacco. Ok, questo è come è arrivato il pacco. Purtroppo si sono tutti spostati, però penso che sia abbastanza normale. Proprio per questo dicevo, forse è meglio mettere questi pacchi sulla carta e sigillarli in maniera più safe. Comunque a me interessa poco, l'importante, ripeto, è che questi rossetti liquidi siano del tutto intatti. Abbiamo un rossetto rosso e invece tutti questi altri qua. Eccoci qua. Allora stai lì se vuoi stare lì, che vuoi? Statene lì! Sempre a rompere! Oh, Per la realizzazione di questo video mi sono chiaramente munita di lip balm, perché con i liquid lipstick è veramente difficile continuare a togliere e mettere. Poi le mie sono anche un po' screpolate in questo periodo dell'anno, quindi I need that. Correttore per neutralizzare le labbra qualora dovessero lasciare degli stain. E questi sono dei facial pads umidificati di struccante che utilizzerò per struccare le mie labbra. Disclaimer, 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 disclaimer. Se ci dovesse essere qualcosa che non va su questi rossetti liquidi, questo non significa che io abbia qualcosa contro Nicole, perché quando si tratta di prodotti dove ci sono dietro queste personalità molto apprezzate o anche molto criticate, se vogliamo, c'è sempre un po' la percezione che la critica venga fatta verso la persona, no? In realtà io questa review la sto facendo sui rossetti, va bene? D'accordo? Keep that in mind, boob kitty! Did you keep that in mind? If you did, scrivi I did! Una nota che vorrei sottolineare e che mi è dispiaciuta un po' è non vedere tanto supporto nei confronti di questo lancio. E in generale penso che la beauty community non si supporti così tanto quando c'è magari un collega che lancia qualcosa. This is bad, this is actually really bad. All'estero io vedo molte persone che supportano i creator che decidono di aprire un brand, no? E qui in Italia noto poco questa cosa. C'è anche da dire che il brand non ha fatto invii, quindi mi metto nei panni magari dei colleghi e dicono: ma cacchio, manco me l'ha inviato, perché lo devo comprare, lo devo promuovere. It makes sense in some kind of way, at the same time I feel like, boh, dovremmo essere forse un po' più supporti in generale. E io chiaramente lo faccio questo video perché voglio vedere come sono su di me. Non ci sono
swatch su pelle scura. L'ultima volta che ho guardato non c'erano. Magari ti sto dicendo delle castronerie. Fammi controllare che sono qui. Ma come ti permetti? Relax. No, belli mia. Sul sito ci sono solamente swatch su pelle chiara. Questa per me non è una nota positiva, perché chi ha la pelle scura non ha nessun tipo di referenza, non sa, non ha un'idea precisa di cosa va a comprare, e questo secondo me nel 2021 non va bene. Cioè, qualsiasi brand dovrebbe avere almeno uno swatch, una persona nera. Io non dico che devono avere tre incarnati diversi, però almeno due. Pelle chiara, pelle scura ci deve essere, perché sennò escludi una fetta di mercato. Questo io continuerò a dirlo. Mi dispiace se il brand la prende come un attacco, è semplicemente una critica costruttiva per farvi guadagnare più soldi, sostanzialmente è questo. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo agli swatch. Ok, questo è Kim. Vediamo un po' Kim com'è su di me. Oh, they smell good. Ok, allora, questo, come potete notare su di me, è chiaro, è freddo, e io lo indosserei sicuramente con una matita. L'applicazione mi sembra abbastanza buona. Per farvi un paragone, questo lo swatch su pelle chiara. Guardate invece su pelle scura quanto è chiaro e quanto invece risulta più freddo. Quindi, if you have dark skin and you want Kim, it looks like this. Penso che questo rossetto per il mio incarnato non sia proprio il massimo. Se invece avete un incarnato simile a quello di Beyoncé o Cardi B o Doja Cat, per intenderci, questo vi potrebbe stare bene. Poi parliamo della stesura. Devo dire che è molto semplice come stesura. Si è asciugato abbastanza velocemente. Ho dovuto fare due passate qui perché mentre lo applicavo parlavo, e quindi poi si è mosso un po' il rossetto liquido. Tuttavia non ho riscontrato problematiche particolari. Scusate raga, ci sono i lavori, io non so come, io non ce la faccio più. Ok, adesso andiamo con Naomi. Non mi ero accorta, ma c'è questo applicatore che è leggermente incurvato. Naomi, allora, Naomi, come potete notare, è un po' più caldo rispetto a Kim, però è più chiaro. Questo potrebbe funzionare con una matita marrone. Vi faccio adesso vedere com'è su pelle chiara, così avete un'idea di differenza di swatch. Per ora io personalmente i primi due non li comprerei, perché sono rossetti che devo far funzionare, e io solitamente dal rossetto liquido cerco l'applicazione immediata e che vada bene. Ok, adesso passiamo a Kate Fragolato. Ok, questo a mio avviso tra i primi tre che ho provato è quello più portabile da una persona che abbia il mio incarnato. Tuttavia non è nel mio stile, sapete che sono un amante dei nude, quindi questo rossetto qui applicherei sicuramente non con questo tipo di make up. Però ecco, per chi ama invece queste colorazioni strong, vi posso dire che questo su pelle chiara, medio chiara, scura come la mia, molto scura e scurissima, potrebbe funzionare. La pelle scurissima secondo me forse avrà dei problemi. Quindi sì, this is Kate. Questo lo swatch su pelle chiara. It's not bad, non mi sta male. Tra l'altro oggi ho messo anche il blush, questo di Marina Butte, che è un brand di una imprenditrice nera. Blush un po' rosato, sto cercando di andare fuori dalla mia comfort zone. Bear with me. Yes, this is not bad. I like it. Mi piace come mi sta rispetto agli altri due. Probabilmente non è un rossetto che comprerei, ma questo è semplicemente per il mio gusto personale, come vi dicevo prima. Facciamo la prova no transfer.
No transfer, my dear friends. No transfer. Questo è semplicemente lo stain del rossetto che ho applicato qua per far vedere su pelle chiara il risultato. Proviamo Marilyn, che è il rosso. I like this red. Questo rosso è bellissimo. This is so good, guys. Per ora il mio preferito come colori è questo qua. This red. We like it. We like it. Marilyn is good. Questo tra l'altro secondo me sta bene anche su pelle scurissima. Ok, allora adesso che il rosso si è asciugato andiamo a vedere come si è comportato. Adesso che il rossetto liquido si è asciugato, vediamo come si è comportato. Adesso che il rossetto liquido si è asciugato, vediamo come si è comportato. Look at this queen doing rhymes with no effort. Ho stratificato due volte, quindi qui ho fatto due passaggi perché io ho le labbra più scure sulla parte superiore. Tuttavia non vedo un appesantimento della texture sulle labbra, e questo è positivo. Sapete che ci sono quei rossetti liquidi che se li stratifichi iniziano ad incrostarsi, iniziano a fare cose strane. Non è il caso di questa formula. E yes, let's go with the last two ones, Pupkiri. Allora, adesso vado con il penultimo, Sharon. Vediamo un po'. Che dire? Sì, è un pescatino. Questo con una matita marrone va bene. Tuttavia non lo considero un liquid lipstick. Guardate com'è su pelle chiara, cioè it's more flattering. Questi, allora, i nude per ora, secondo me nessuno su di me funziona da solo. Confido in quest'ultimo qua, che è diciamo quello un po' più scuretto. Yes, non sta male, cioè non voglio dire che stia male, ma secondo me con una matita marrone sta meglio. Vi faccio vedere. Questa è Conspiracy di Urban Decay. Guardate già come cambia la percezione con una semplice matita. Anche la texture di questo colore è strano, non mi fa impazzire la texture di questo colore. Sarà che avendoci messo la matita? I don't know, guys. Però ecco, con la matita funziona meglio, secondo me. L'unica cosa è che quando compri un liquid lipstick, l'aspettativa è quella di utilizzarlo prevalentemente, quindi il più delle volte, senza una matita. Cioè, le matite secondo me si usano con i lip gloss, con i rossetti stick. Andiamo con l'ultimo colore. Madonna. Please. Please. Don't make me feel like I wasted my money. Ok. Questo è da bagnato. Vediamo se si asciuga, se cambia qualcosa. Sapete che ogni tanto i rossetti liquidi tendono a diventare leggermente più scuri o più chiari, più freddi o più caldi. Vediamo. Secondo me è quello, oltre a Marilyn, che mi sta meglio, perché è quello più scuro. Vediamo un po' su pelle chiara come risulta. Questo probabilmente lo utilizzerei senza matita, però siamo borderline. Guardate com'è scuro su pelle chiara. E invece il risultato sulla pelle scura è questo. Per coloro che hanno un incarnato particolarmente scuro, questo risulterà, a mio avviso, come Kim, come Naomi, quelli molto chiari che ho provato all'inizio. Quindi anche con questo, una pelle molto scura farà fatica ad indossarlo senza l'aiuto di una lip pencil marrone per andare un po' ad attenuare quell'effetto. Considerazioni personali sul brand. Allora, le colorazioni secondo me
sono oggettivamente delle colorazioni belle, nazional popolari, tuttavia la pelle scura potrebbe riscontrare delle problematiche se dovesse scegliere di utilizzare certi colori senza una matita. Sapete che io sono un amante delle matite per le mie combinazioni con i rossetti nude, però con i rossetti liquidi io preferisco piuttosto utilizzare un rossetto liquido più scuro piuttosto che una matita labbra scura. Però si può fare, raga, cioè tutti questi rossetti possono bene o male funzionare. Se non avete voglia di mettere la matita e aggiustare questi rossetti, allora questa non è la collezione per voi se avete la pelle scura. Su 6 rossetti la pelle scura, la dark skin, totalmente può utilizzare questo rossetto e questo rossetto, Marilyn e Kate. Questo, che si chiama Madonna, su di me sta bene, è buono, it's flattering, però un incarnato molto molto scuro deve comunque utilizzare una matita più scura. Quindi se volete c'è anche questo, perché comunque è pescato, it's nice. Poi ovviamente i rossetti si possono comprare singolarmente. Consiglio magari al brand per i prossimi lanci di mettere degli swatch su pelle scura, proprio perché così almeno una persona può risparmiare dei soldi. Io so che magari delle persone che hanno la pelle scura e che vogliono provare questi rossetti e supportare Nicole P, il brand di Nicole Pallado, vedendo magari questo video, hanno una referenza in più. Questo è il motivo per il quale io continuo a battermi su questo topic, sulla questione swatch. Domanda del giorno: secondo voi qual è il colore che mi sta meglio? Qual è il colore che, i colori anzi, che secondo voi mi stanno meglio? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Il saluto di oggi va a Gaia Rodriguez. Ciao Gaia, ti mando un bacio grande. Grazie mille per far parte della community Instagram, della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e scrivere su questa foto, vi lascerò il link della foto qua sotto nell'info box oppure proprio nella sezione commenti, Scooby-Doo Babà! Scooby-Doo Babà! Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a qui significa che sono stata molto brava ad intrattenervi, quindi se vi va iscrivetevi, l'iscrizione è completamente gratuita. E ovviamente se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi di più sulla piattaforma YouTube. Noi ci vediamo come sempre più tardi su Instagram, su TikTok oppure ogni lunedì e giovedì tra le 14 e le 14:30. Un bacio. Ciao. Comunque io ho delle labbra bellissime. My lips are good. Bitch, they're good!